ragazzi, sta per arrivare un personaggio che per me è uno dei miei preferiti. Mi ha fatto ballare e cantare, ma penso che a tutti, una volta nella vita, i giovani, i meno giovani, ha fatto emozionare e ballare questa canzone in discoteca. Vi do solo un piccolo indizio, vediamo se riuscite a indovinare. Blu. Ora più di questo, ragazzi, non posso dire. Dunque, scrivete qui sotto, secondo voi, chi è il personaggio che arriverà da noi a customizzare la propria auto. Ora ragazzi, stiamo per chiamare il personaggio che dovrà arrivare da noi lunedì. È Jeffrey J, cantante e produttore degli FX65, ci porterà una macchina. La cosa che ci fa molto piacere, oltre che lui, è che arriva direttamente da Siracusa. Si fa circa 1400 km per portarci la macchina a customizzare. Dunque, noi adesso lo videochiamiamo, vediamo che punto è e come e cosa ci dirà. Adesso siamo ragazzi in videochiamata, vediamo se ci risponde perché sicuramente sarà in macchina. Ciao grande, tutto bene? Bene, bene te. Ma sei già in viaggio? Certo che noi, se non sono matti, non li vogliamo. 1400 km per me è un onore, non è un piacere. 1500, scusa, vedi che sei molto preciso. Sei molto preciso, questo mi preoccupa, però. Comunque, parlare con te che mi hai fatto ballare e cantare per tutta la mia infanzia e tuttora è veramente emozionante, è da brividi. Dai, non svegliamo tanto di quello che ci siamo detti del colore, lo vedremo quando saremo qua, faremo una puntata dedicata. Dunque io, logicamente, ti auguro buon viaggio perché comunque stai guidando ed è una cosa che, vabbè, guida con prudenza. Ti aspetto e ci sentiamo durante il tragitto con magari qualche chiamata per sapere se va tutto bene e ci vediamo da me lunedì. Ok. Anch'io non vedo l'ora di vederti e di fare questo super progetto con te. Un abbraccio, buona guida, buona mini vacanza e ti saluto. Allora, il viaggio prosegue, siamo allo stretto di Messina, sto aspettando di salire sul traghetto e dovrebbe partire tra un quarto d'ora, vi faccio vedere come sta andando il viaggio. Buongiorno ragazzi, allora sono a Barletta, quindi ho già fatto quasi 700 km e oggi mi fermo a Fano, quindi faccio una tappa intermedia e domani si va a Milano. Il problema è che è arrivato qua a Barletta l'altra sera e un fenomeno mi ha tagliato la strada e quindi per non prendere lui e la macchina con il muso è andato a acchiappare il marciapiede. Quindi abbiamo fatto già un piccolo danno e i ragazzi di Evo Sound dovranno lavorare un po' di più. Ah no? Ci mancava la coda. Per lavori, che palle. Allora, siamo arrivati. Anzi, sono arrivato, perché sono solo. Sono arrivato alla seconda tappa. Sono vicino Rimini, non vi dico esattamente dove. Quindi gli ultimi chilometri sono tutti riservati per domani mattina. Buongiorno ragazzi, sono le 7:30 del mattino, ormai ci siamo, mancano gli ultimi chilometri e siamo da Evo Sound. Bianco e qui vorrei CLS nero, però questo lo voglio nero e mi piacerebbe avere la sua firma qua. Voglio Evo Sound nero. Io pensavo di fare, poi dimmi tu, siccome abbiamo diversi insetti, io il tetto lo vorrei nero lucido. Sì, dai, molto più bello. Lo voglio nero lucido con quello nero lucido e poi fare il carbonio forciato. Dipende come ti sta poi con gli inserti. Risulta lucido o opaco? È lucido? Dopo te lo faccio vedere. Ok. Da tanti ti spiego fanno questa cosa qua. Questo. Questo lo lasciano bianco, questo lo lasciano nero. Esatto.
così. Sì, ma più o meno l'idea che avevo io, eh. Questo uguale allo specchio. O bianco. Tutto nero. Uguale, tutto nero io lo farei. Ragazzi, come vedete stiamo usando la vaporella perché fuori c'è un tempo un po' brutto, quindi la macchina non può stare al sole e lo usiamo per scaldare la pellicola, così viene in via molto meglio. Bravo. Tu lo botti quando parla. Here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night and everything he sees is just blue like him inside. No, c'è qualcos'altro che... c'è da smontare qualcos'altro, Ti avevo detto di non iniziare a fare il video, tu hai voluto fare sto video in fretta, manca ancora qualcosa. Sempre fretta. Allora, siccome... Sì, però devo tirare via prima il faro per tirare via il paraurti. Ma i PF ne abbiamo. Non so di guardare. Dipende per fare cosa. Perché guarda, viene via ma dietro c'è il faro, quindi devo prima togliere il faro. Ma dimmi se è una cosa normale. Vediamo se hanno caricato tutto. Importante. Andiamo. I'm blue, double D, ma ciao. Questi mariti sono invece. Sì. Vediamo di arrivare. Ora stiamo andando a prendere la macchina di Tony F. Siamo non in ritardo, di più. Ciao. Stiamo andando in carrozzeria a portare i pezzi della macchina di Jeffrey J. La CLS, così almeno li portiamo, intanto che li verniciano andiamo avanti col resto e poi torniamo. Dovremmo tornare indietro la base per le 2:30, se tutto va bene. Finalmente è arrivato il colore, è arrivato soltanto oggi, abbiamo i tempi strettissimi. Martedì deve tornare tassativamente a casa, questa volta però al ritorno prenderà la nave, dunque per forza entro martedì deve essere pronta. Oggi è mercoledì e praticamente dobbiamo ancora iniziare a wrapparla dopo tutto quello che abbiamo passato per spellicolarla. Questo è il colore che è arrivato, come vedete è un bianco molto particolare con una tendenza al arcobaleno all'interno, si chiama Flip, è un 3M. Molto molto bello come effetto risultato finale, è molto più bello dal vivo che in video e in foto, però cercheremo di farvelo vedere nel miglior modo possibile. Ora, che dire, abbiamo finito completamente di togliere tutto quello che c'era sotto, la dobbiamo ancora finire di pulire, i ragazzi stanno iniziando a smontare, ci metteremo tutti su quest'auto in modo che avremo una resa maggiore di tempo. E anch'io devo questa volta mettermi dietro e basta, adesso andiamo e cerchiamo di finirla. Non cerchiamo. La non cerchiamo. Bravo. Finiamola. I'm blue, I'm a dee, I'm a dee, I'm a dee, I'm a dee.
metri. Ottimo, sta procedendo bene. Adesso finisco il paraurti, Flavio finisce la minigonna, Manu di là che sta facendo le cromature nere lucide. Siamo pronti a ballare. Andiamo a vedere il Manu, va. Salve. Già che sei qui, dai. Prenditi uti. Sta arrivando Jeffrey, qua la macchina è pronta, l'abbiamo messa qui logicamente per un motivo, perché col sole ha un effetto stratosferico. Ora lo stiamo aspettando, vediamo la sua reazione, spero che sia una bella reazione, ma penso che non sia perché è il colore che ha scelto lui. E ora che dire, aspettiamo, ormai sarà qua veramente a minuto, c'è scritto che era 10 minuti di distanza, noi gli abbiamo fatto trovare la macchina qua. Vediamo, ora io intanto esco e gli faccio un'altra piccola sorpresa. Oh ragazzi, ci siamo, vabbè la tolgo, dai, tanto siamo abbastanza distanti. È arrivato finalmente Jeffrey, non vedevo l'ora di vederla, ma ancora non l'ha vista, ma dietro l'ho di vista. Lui, dunque. Io non l'ho vista. Ora gli faremo vedere la macchina all'esterno. Perché all'esterno? Perché il colore scelto ovviamente reagisce col sole. Sole, la luce e tutte queste cose. Esatto. Dunque ora vogliamo vedere bene la reazione che ha che secondo il cliente me, in questo il caso cliente, ma più che cliente è diventato anche un amico. Dai. Sì. E quando tireremo fuori il telo, adesso vediamo, andiamo a vedere. Sì. Chiamiamo i due ragazzi così ti facciamo. Simo! Perché da solo non ce la fa. Qua. Dove vuoi che mi metta? Ehi, come stai? Bene, grazie. Pazzito di guarda, poco. Adesso vedrai, uno spettacolo veramente. Sì. Pazzito e poco, la te vai di là, dai, lo faccio anch'io, anche se di solito non lo faccio quasi mai. Dunque non te lo metto in conto questo. Vado. Ci sei? Vai. Sei pronto? 1, 2, 3, via! Questa è il tuo spettacolo di auto. Com'è? Paura ragazzi. Cioè, si vede tutto l'arcobaleno, si vede. Se poi vieni da qua, ancora più lontano, la vedi proprio. Guarda, è azzeccato proprio anche la giornata spettacolare, perché fino a poco tempo fa era tutto nuvoloso. Non sapevamo come fare, ho chiamato il mio amico e gli ho detto mi dai le luci. Ma sì, arrivo, poi ho visto che si stava aprendo. Paura. Paura, raga. No, che bello, che poi hai fatto anche il nero qua sotto. Sì, te l'avevo detto che ci sta. Hai visto il cerchio, il dettaglio? Questa te la sei venduta però su Instagram che l'ho visto. Porco cane vero. Colpa sua, colpa sua. Ah, l'ha visto su Instagram. No, non ho visto il colore, ho visto il dettaglio. No, ho visto il mezzo dettaglio. Bellissimo, ragazzi. Ok. Però con questa posso andare in giro con i finestrini aperti a tutto volume. Certo, musica. Ci mancherebbe, poi soprattutto comunque blu a manetta. Vedi che lo sapevo, che, lo sapevo che me lo diceva. No, il colore. Il colore è uno spettacolo incredibile. Che al sole, mica riflette di brutto. Te l'avevo detto che il colore è bello, Perché comunque senza sole tu vedi il cofano bianco che potrebbe essere tranquillo. Così invece, oh ragazzi, cioè quello che vi ho già detto prima, forse voi non avete ancora capito, cioè il mio idolo si è fatto fare la macchina da me, perché non so neanche più cosa dire, dunque no, adesso aspettiamo lui che ci dice. Ragazzi, comunque, guarda, pensavo che sarebbe venuto fuori magari un lavoro pazzesco, ma quello che effettivamente è venuto fuori è inimmaginabile, ma nel video sicuramente non rende. Dal vivo è impressionante, è esattamente ciò che avevo chiesto, una linea
a metà tra l'elegante e lo sportivo, e i ragazzi sono stati bravissimi, eccezionali. Number one. Missione compiuta, ragazzi. Yeah. Dunque, ora che c'è da dire? La dedica in diretta ce l'ha fatta di blu. Ora niente, gliela consegniamo. Sotto che andare a mangiare. Sotto che andare a mangiare. Sotto che andare a mangiare. Anche l'interno sembra diverso, incredibile. Allora, la cosa incredibile è che sto toccando tutta la macchina, ma è incredibile, sembra il telaio, cioè sembra vernice, non sembra affatto. Per l'altra pellicola si sentiva, questa no. Questa calcola che è un 2080 di nuovo. Questo è un altro livello, ragazzi, questa pellicola è una, sembra proprio la carrozzeria, cioè sembra la carrozzeria verniciata, pazzesco, impressionante. Ma proprio magari stando qua qualche secondo la polvere che muove la gente è un pochettino. Non ti preoccupare. Però dopo va bene. Io la sto toccando tutta, cioè il tatto è impressionante. Ma veramente incredibile. Allora, solitamente lui che fa sorpresa al cliente, questa volta sarà il cliente a fare la sorpresa a lui. Dove sei? Qua. Allora, è importante che tu mi dica quali sono i colori della mia macchina. Ce ne sono due, no? Bianco e nero. Bianco e nero. Nero. E solitamente sei tu che fai sorpresa al cliente, giusto? Giusto. Oggi sarà il cliente a fare sorpresa a lui. No, figa, spettacolo. Però questa me la devi autografare. Per certo. Forza, perché comunque. Allora, questa maglia è fatta dove io mi faccio tutto quello che uso per i concerti, ok? Ok. E sono assolutamente autorizzati a farli solo a noi. Quindi se tu le chiedi. Cioè, ragazzi, la maglietta degli Eiffel. Cioè, oltre ad avere un mito qua, mi dà anche una maglietta. Dunque. Quindi non solo, è completa, è soltanto invertita perché così si può firmare. Adesso. Però è esattamente come quella che io uso per i concerti ed è rara, perché se la richiedi non te la fanno. La fanno solo se glielo diciamo noi. Dunque, e quindi onore pure, adesso onore, questa onore. La autografiamo, se non te la trovo appesa da qualche no, parte. No, mio proprio. Adesso vado a prendere un pennarello che ce l'ho in una macchina e arrivo. Ci siamo. Allora, mi ha fatto il regalo che vi ha fatto vedere prima. Logicamente l'autografo la dedica con una penna blu. Allora, qui abbiamo bisogno di una mano perché ci serve gente che la tira. Allora. Ivo Sando a te. Come vuoi. Ragazzi, questa vale oro, non oro questa maglietta. Poi autografata di blu, Jeff numero uno. E non esiste, cioè non esiste. Non puoi comprarla. Ma la metto, la appendo lì. Basta. Non puoi comprarla, non si può comprare. Around, 'cause he ain't got nobody to listen.